Lino Guanciale e Riccardo Scamarcio sono due uomini molto diversi e di recente l'hanno dimostrato. Ecco cosa è successo. Il mondo del gossip e delle polemiche non si stanca mai, e l'ultima a far discutere è l'intervista rilasciata da Riccardo Scamarcio a Belve. Le sue parole hanno acceso un dibattito acceso sul rapporto tra i sessi, sollevando una tempesta di critiche da più parti. Il protagonista di numerosi successi cinematografici, infatti, ha ribadito un concetto che aveva già suscitato scalpore in passato: in un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Ma mentre molti hanno alzato il sopracciglio e lo hanno accusato di retrocedere su temi di uguaglianza, il suo discorso non si è fermato a queste parole. In diretta con Francesca Fagnani, Scamarcio ha rincarato la dose, continuando su toni che hanno suscitato una vera e propria ondata di reazioni. E proprio tra questi commenti, un nome spicca come simbolo di una risposta misurata ma ferma, quello di Lino Guanciale. Cosa ha detto Riccardo Scamarcio a Belve? La dichiarazione che ha innescato il dibattito è arrivata quasi come una provocazione, un'affermazione senza mezzi termini sulla gerarchia dei ruoli all'interno di una famiglia tradizionale. In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta, aveva detto Riccardo Scamarcio, giustificando la sua visione del patriarcato come naturale, come una dinamica di ruolo tra uomo e donna. Ma non si è fermato lì. Quando Francesca Fagnani lo ha incalzato, chiedendogli se non pensasse che le sue parole potessero suonare antiquate, Scamarcio ha risposto con disinvoltura: cosa ho detto di sbagliato? Il tono di sfida era evidente. E, senza scuse, ha proseguito dichiarando di essere sempre stato al fianco di donne indipendenti, come se queste parole potessero annullare o giustificare la visione espressa in precedenza. L'apice dell'intervista è arrivato quando, facendo ironia sulla sua compagna Benedetta Porcaroli, ha tirato in ballo un episodio quotidiano della loro vita, ridendo e minimizzando il significato di ciò che, invece, molti considerano una riflessione seria sul ruolo degli uomini e delle donne nella società. La reazione di Lino Guanciale alle parole di Riccardo Scamarcio. Mentre Scamarcio si faceva avanti con le sue dichiarazioni senza pentirsi, altri hanno scelto la strada di una critica più sottile, ma altrettanto incisiva. Tra questi c'è Lino Guanciale, che ha scelto di intervenire, indirettamente. Il suo gesto è arrivato sotto forma di un like su un post di Instagram del giornalista Lorenzo Tosa, il quale aveva pubblicato una dura critica all'intervista di Scamarcio. Tosa aveva scritto: se volete un'idea del perché il patriarcato è tutt'altro che finito, potete provare con l'agghiacciante intervista di Riccardo Scamarcio, e aveva proseguito evidenziando come Scamarcio avesse avuto l'opportunità di correggere il tiro, chiedendo scusa e facendo una riflessione più moderna. Lino Guanciale, con il suo like, ha fatto sentire la sua posizione, mettendo in evidenza che non tutti sono disposti a chiudere gli occhi di fronte a dichiarazioni che sembrano anacronistiche. Un gesto che, pur non essendo esplicitamente verbale, ha fatto capire da che parte stia l'attore, senza necessità di parole forti, ma con un silenzioso ma eloquente segno di disapprovazione.